Oggi parliamo del BV8000 Pro, uno degli ultimi prodotti usciti in casa Blackview, considerato da tutti lo smartphone, il telefono più resistente, basta guardare semplicemente com'è composto. Niente da aggiungere, andiamo a vedere la scatola, poi procediamo a vedere il prodotto. Una scatola semplice, ho già aperto il coperchio, qua troviamo il libretto di istruzioni e troviamo anche un piccolo cacciavite con delle viti che io ho messo da parte perché poi andremo ad aprire il nostro telefono, perché per inserire SIM e SD, cioè se ci sarà bisogno appunto del cacciavite, il cavo di ricarica, un piccolo cavo USB e porta C per passaggio dati, una piccola pennina con la possibilità di usare il touchscreen, il nostro caricatore a muro, il nostro adattatore marca Blackview, nuovo, ancora non usato, originale, e infine le nostre cuffie sempre targate Blackview. Ancora non le ho utilizzate, procederò nei prossimi giorni a utilizzarle e scriverò all'interno della recensione il loro utilizzo e comunque come funzionano. Andiamo a togliere la scatola, mettiamo tutto quanto via, la mettiamo da parte e procediamo a vedere il telefono. In questo momento sul telefono è installato il sistema operativo, quello di base, che è presente all'interno della casa. Noi però possiamo comunque andare su Play Store e cercare all'interno della ricerca la parola launcher. In questo caso vediamo se internet, in questo caso non mi prende, però tramite questa ricerca possiamo installare diversi launcher presenti all'interno dello store. Per esempio c'è anche il launcher di Samsung S8, o comunque io consiglio un launcher che si chiama Nova. Vediamo al volo un paio di informazioni. Ho scaricato l'applicazione Droid Info, tramite la quale si può vedere tranquillamente tutte le informazioni del telefono. In questo caso vediamo le informazioni del device, la casa produttrice è appunto la Blackview, un paio di informazioni in questo caso molto soddisfacenti. Passiamo invece al processore, una parte già più interessante, sempre targato Blackview, il processore H64, uno comunque molto buono. La velocità del clock è discreta, diciamo che i telefoni tutti in commercio addirittura, se andiamo a pensare che alcuni computer, alcuni notebook che sono usciti di recente non dispongono di questa memoria RAM. All'interno invece abbiamo 53 GB, saranno più o meno disponibili intorno ai 50 in questo momento, dopo averlo utilizzato per un po' di tempo con diversi launcher, con diverse applicazioni, Facebook, Instagram, comunque i social più utilizzati. Casa madre, vediamo che però sono disponibili anche con la funzionalità di base, che penso sia comunque abbastanza, anche perché sarà disponibile per inserire una USB di quando di un conto di quindi non penso che verranno utilizzati tutti quanti, diciamo. Passiamo alla camera, una risoluzione della camera primaria, che fa parte della misura di qualità del display, diciamo che è tutto 16 megapixel, invece qua a 21, per cui non so sicuramente a quale credere. Manteniamo come punto di riferimento quello della casa produttrice di 16, però comunque le foto che fa assomigliano di più a una risoluzione di 21 megapixel, per cui senza problemi. Il flash ovviamente è disponibile, la risoluzione massima supera i 4K, appunto come possiamo vedere anche di seguito,
in questo caso un allenatore locale, quindi in questo caso poi i video sono al massimo sull'HD del Lenovo 20 buono. Il telefono in questo caso comunque non è sottoposto a grandi sforzi, per cui il livello della batteria, della temperatura è buono, apprezzabile. Ho scaricato precedentemente all'interno della galleria una foto per vedere come si vedono i colori. In questo caso teniamo presente che siamo all'esterno, infatti come potete vedere sul riflesso, però se zoomiamo innanzitutto vediamo la qualità dei colori. Possiamo vedere che comunque anche nel caso in cui vediamo di non notare il telefono, vediamo che in qualsiasi caso in cui noi votiamo i colori, in questo caso non so se voi potete vederlo, c'è un po' di riflesso a causa del sole, in questo caso però comunque i colori in ogni rotazione rimangono comunque accesi e non vanno spenti. Due SIM che possiamo inserire e la micro SD per la memoria. Qui vediamo il connettore di tipo C. È importante mantenere quello che è presente all'interno della scatola, perché questo pezzettino qua, questa parte di uscita C è più lunga che rispetto agli altri che ci sono. Ora non so se non ho altri. In questo caso qua ci sarà bisogno di un po' più lungo, perché hanno cercato di fare un modo impermeabile e qui una buona caratteristica. Qui vediamo il tasto del volume, il tasto per sbloccarlo, per fare una tasto grafica, comunque sarà un tasto macabile perché possiamo decidere noi come impostarlo. Qui vediamo i tasti di impronta digitale, non l'ho trovato molto comodo, non lo uso quasi mai, diciamo che fa la vecchia maniera di sbloccare il telefono così con qualche codice. Tasto della fotocamera, tasto accensione e spegnimento, e qui vediamo gli altoparlanti. Qua invece è semplicemente per le telefonate.